come sono quest'anno i vini della provincia di Alessandria? Naturalmente la provincia di Alessandria è molto composita e quindi ha vini anche molto differenti, con caratteristiche molto differenti. Stanno crescendo dal punto di vista qualitativo, a suo parere? Direi senz'altro di sì. Io ho avuto la possibilità di partecipare con questa giornata a due momenti di assaggio. Devo dire che questo concorso ha avuto e ha un grande merito, quello di aver accompagnato la crescita dei vini alessandrini, che come sappiamo sono composti da una gamba completa, no? Veramente, c'è veramente di tutto, tutte le tipologie. Ho notato in questi giorni vini di grande pulizia, di grande struttura, ho degustato alcuni vini del 2015 che mi hanno colpito per la loro intensità di colore, per la loro freschezza, naturalmente anche per il loro grande equilibrio e per l'armonia. Vi erano anche dei vini di annate precedenti che avevano subito un'evoluzione, devo dire straordinaria. Ecco, ho incontrato vini mediamente di alta, veramente di alta qualità. Lei è un grande esperto, allora che cosa suggerirebbe ai vini alessandrini, ai produttori alessandrini, che pure già stanno facendo, come dice, questo percorso di qualità? Ma io suggerirei più che altro ai produttori di viaggiare compatti. Bisogna affrontare in maniera compatta e convinta il mercato. L'unione fa sempre la forza. Aiutarsi a vicenda, come dire, passarsi anche alle esperienze. Le cose più importanti, più belle, che danno i migliori risultati sono i confronti tra i produttori, specie quando questi sono giovani. I giovani hanno questa possibilità e sono più aperti in questa direzione. Il confronto, degustare i vini insieme come facciamo noi in ONAV, anche tra di loro produttori, criticare, perché la critica aiuta, senza peli sulla lingua. Le potenzialità ci sono veramente tutte. Il mercato internazionale è veramente soltanto interessato ai grandi nomi, appunto, noti a livello internazionale, o inizia ad apprezzare anche magari vini più di nicchia, più ricercati? Beh, i grandi nomi hanno un loro spazio conquistato, questo lo sappiamo, e viaggiano da soli, diciamo. Però il mercato è molto attento alle nuove proposte. Sta cercando nuovi produttori, il mercato del vino è comunque in crescita, in espansione, nuovi mercati stanno avvicinando, non solo ai vini italiani ma ai vini di tutto il mondo. Ma i vini italiani sono sempre al centro dell'attenzione, e piccoli produttori, nuovi produttori hanno il loro spazio, sicuramente hanno il loro spazio. L'abbiamo visto durante l'ultimo Vinitaly, proprio importatori, operatori che andavano a cercare vini particolari di produttori non ancora conosciuti. Anche per loro si apre il mercato, si può aprire il mercato con grandi prospettive, sicuramente.